Eccoci qua, vedete? È arrivato fresco di stampa appena adesso. Questa qui si chiama la copia staffetta e dovrebbe arrivare all'autore prima di tutte le altre copie, mentre il libro è uscito lunedì scorso e questa copia mi è arrivata oggi. Quindi dopo le copie della libreria, ma devo dire che quando ho scartato il pacchetto mi sono immensamente emozionato perché questo libro, Meraviglia, è un libro completamente diverso da tutti i precedenti che ho scritto. È un libro profondamente autobiografico, no? Perché questo libro doveva raccontare la storia di Elia, il nipote di Oceano. Ma siccome Elia ha vissuto negli anni Ottanta, mentre la scrivevo, ho capito che io in realtà stavo raccontando di me. E così ho deciso di raccontare di me, praticamente. Questo è un libro molto autobiografico ed è una storia di adolescenza e di amore assoluto. È una storia di adolescenza perché sprofonda le sue radici nell'adolescenza, che è un periodo di vita meraviglioso, perché è un periodo di vita con dei venti sotterranei fortissimi, dove le emozioni toccano dei picchi in altezza, in profondità, incredibili. Durante l'adolescenza si odia tantissimo, si ama tantissimo. Io è da quegli anni lì che non bacio una ragazza seduta su una panchina lì per un'ora in un parchetto, non so voi, ma quindi si fanno delle cose in quegli anni. E poi è un periodo di vita dai grandissimi ideali. Nell'adolescenza, se un amico ha bisogno, tu vendi la macchina, poi diventi adulto e la macchina la tieni in garage, capito? Qualsiasi persona non ha bisogno, ci pensi neanche a venderla. Quindi è un periodo dei grandi ideali che si scontra però spesso e volentieri col mondo degli adulti che è, agli occhi degli adolescenti, un deserto. È un deserto di concretezza, capito? Che fa a pugni con questi ideali. E poi, Meraviglia, ecco, è una storia d'amore, questa è la cosa importante. È una storia d'amore incredibile tra Lorenzo, detto Meraviglia, e Lavinia. Lavinia è una donna meravigliosa ed è anche il ritratto delle Dolomiti, perché Lavinia è fragile, proprio come le Dolomiti, è una donna fragilissima, e però è una donna che c'è sempre, come le montagne, e salva Lorenzo in tutti i modi possibili. La vita di Lavinia è una vita che è un fuoco d'artificio che non scoppia, no? Io dico sempre che ci sono delle vite che sono fuochi d'artificio che non scoppiano, quindi bisogna raccontarle per farle conoscere la gente, per farle vedere brillare nel cielo, no? Meraviglia si allontana anche da tutti i libri che ho scritto finora, che erano ambientati qui in montagna, parlavano di storie verticali di montagna. Meraviglia invece no, comincia in montagna, è la storia di un ragazzo che abbandona la montagna all'età di 6 anni e finisce in montagna. Ma il centro di questo romanzo, il centro, è in città e in particolare è ambientato in un liceo, il liceo Marconi di Conegliano. Ed è un libro, devo dirvi, che nasce dalle sconfitte una dietro l'altra che io ho subito nella mia vita. E infatti, se devo leggere una riga per chiudere, tengo a leggere i ringraziamenti, no? Ecco qui. Allora, devo dire grazie a tutti quelli che si sono premurati di mettermi nell'angolo e agli insegnanti che sempre si sono dimenticati di me. È merito loro se questo libro esiste. E naturalmente non dimentico Lorenzo Meraviglia Coletti, che ha avuto la bontà di regalarmi la sua storia dicendomi semplicemente: scrivi pure di me, è un regalo grandioso. Quindi se volete trovate Meraviglia, Meraviglia è stato distribuito in tutte le macellerie e in qualche libreria. Mi hanno avvisato che la prima ondata di copie è già quasi finita, sono tutte prenotate, adesso, ma l'editore adesso bravo ne stampa altre, quindi ecco, Meraviglia, dalle Dolomiti, rock and roll. Ah, dimenticavo, c'è solo un motivo per cui potete pensare di non leggere Meraviglia, ed è che se non vi sbrigate le copie finiscono di nuovo.